Cristiana Perrella, secondo te perché abbiamo scelto il tema della dolce vita di Nino Rota? Treve Mendes che balla in uno dei video di Francesco Vezzoli sulle note di questo tema, imitando Anita Ekberg. E questa è una, appunto, una scena fondamentale, anche un sintomo molto chiaro di quello che è il rapporto che Francesco Vezzoli ha con il cinema. Del resto questo rapporto è tutto contenuto in questo libro prezioso uscito da Rizzoli, che hai curato, insomma un libro che ha una veste grafica straordinaria e una impostazione molto importante, come si confà peraltro a un grande artista. Che cos'è il cinema per Francesco Vezzoli? Prima lo chiediamo a te, poi tra un po' lo chiediamo anche a lui, vediamo se le risposte sono coerenti. È un grande repertorio, tra i vari repertori a cui lui attinge nel suo lavoro, che è un lavoro onnivoro. È una fonte di ispirazione, ma anche un processo da studiare nelle sue dinamiche di potere, di comunicazione, di costruzione del sogno, di seduzione, che sono tutti temi molto legati al suo lavoro. Francesco Vezzoli ci sta ascoltando, intanto benvenuto, buonasera. Buonasera. Grazie, buonasera a voi. Allora, questa interpretazione che ha dato adesso Cristiana Perrella, la trova d'accordo? Troppo generosa. Diciamo che mi fa sembrare troppo intelligente. No, una volta sì, era un territorio di studio, infatti guardavo tutti questi vecchi film, le grandi attrici, Mamoulian, Cukor, Billy Wilder, eccetera, e studiavo i libri, gender studies sull'immaginario hollywoodiano, tutte quelle robe lì. Adesso diciamo che il cinema invece per me è diventato più un rifugio emotivo, tant'è vero che ho una pratica molto privata di andare a vedere solo film italiani al cinema e da solo. Fantastico. Beh, ma come mai allora Villa Marlène, cioè il nuovo allestimento che sta preparando a Monte Carlo, il motivo per cui lei non è qui? Quindi c'è rimane. È un omaggio a una grande icona, però io ho immaginato che nella fase, diciamo, tarda della sua vita, quando ormai per sua fortuna o sfortuna la chiamavano solo, cioè forse la chiamavano tutti, ma lei rispondeva solo a Orson Welles e a Billy Wilder, con Tacio Vivolo, Witness for Prosecution, lei si fosse ossessionata d'arte, peraltro era stata anche l'amante, credo, di Max Ernst, e ci fosse stato qualcosa anche con Giacometti, e quindi è un museo dove ci sono tutti questi quadri che la ritraggono, come se lei, impazzita di narcisismo, avesse commissionato a tutti i più grandi artisti del secolo infiniti ritratti di Marlene e Dorian Gray. Allora, ascoltiamo Francesco Vezzoli insieme un brano di un film e dopo spieghiamo di che film si tratta e ne parliamo anche. Senta, Pavinato, a lei il pensiero della vita sessuale è un pensiero che mette addosso piacere o un senso di inquietudine? Piacere. Senza il minimo dubbio? Senza il minimo dubbio. Allora vuol dire che lei si sente libero? Quello libero, anzi. Lei è veneto, se non sbaglio? Sì, di Vicenza. Il Veneto è una regione molto cattolica in generale, non è vero? E lei pensa che i veneti non risentano di questa loro educazione cattolica in questo campo? Non credo. E lei, Bulgarelli? Cioè, quasi tutti noi siamo andati a fare il catechismo e fare queste cose tutti in chiesa, in parrocchia, quindi ognuno di noi ha nel proprio fondo ha questa repressione. Per esempio sentiamo un canoniere, Pascutti. Pascutti, lei si sente libero come Pavinato nelle audaci imprese? Sì, senz'altro, questo è... Ma guardi, io non dico soltanto libero nel fare l'amore lei con chi le pare piace. No, dico anche in un senso intellettuale, nel giudicare gli altri. Beh, io mi sento libero in tutti e due i campi, senz'altro. Lei non ha nessuna inibizione? No, no. E lei, Negri? Ma per me va bene. Non capisco. Va bene così? Non ho niente da dire. Come non ha niente da dire? In che senso? Lei non... Non ci pensa neanche. Ah, non ci pensa? Non ci pensa. La tenaccia, insomma. E lei, Furlanis, pensa che questa continenza che vi viene richiesta, vi venga richiesta soltanto per ragioni fisiologiche o morali? Fisiologiche? Ma lei non pensa piuttosto che la repressione abbia come scopo quella di darvi una maggiore aggressività nel campo? Senz'altro.
Pascuti non aveva limiti neanche nelle rovesciate, era famoso per le rovesciate con le quali segnava. Ma Francesco Vezzoli, perché abbiamo scelto Comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini, secondo lei? Perché io ne ho fatto un indegno omaggio. No, indegno, direi proprio di no. Ho fatto i comizi di non amore, nel senso che ovviamente sono molto affezionato ai comizi d'amore di Pasolini, trovo che lì si esprima, come dire, poi non so, trovo che in questo momento storico le opere di un artista che sono più Instagram, più Facebook, no? Cioè sono più interessanti, certo. Quindi questo era il lato meno teorema di Pasolini, certo, diciamo. Certo. E quindi è interessantissimo, forse penso che magari mandata in televisione avrebbe più spettatori questa che un film rarefatto nei movimenti e nei dialoghi. Io ne ho fatto un indegno omaggio, nel senso che ho cercato di rimettere in scena una dinamica psicologica nella quale le persone si trovassero a parlare dei propri meccanismi emotivi o erotici o sessuali. Quindi ho messo in scena un grande reality show dove delle star hanno partecipato a insaputa del pubblico e poi il pubblico commentava i loro comportamenti e così, diciamo, cercavo di ottenere dal pubblico delle risposte sul loro privato. Ma mi è venuto in mente anche Love is the Devil, il film che ha fatto come attore su Francis Bacon, perché mi ricordavo questa collezione che Bacon aveva di calciatori, di giocatori di calcio, di movimenti dello sport. Ci racconta un po' questa esperienza con John Mulberry? Ma quella è come una delle mie 13 vite passate. Facevo lo studente a Londra, alla St. Martin, e era il momento della Cool Britannia, che era poi l'equivalente della Swing in London, cioè ogni 20-30 anni gli inglesi rilanciano mediaticamente la loro nazione, lo fanno molto bene, e quindi c'erano i grandi artisti, diciamo, più bombastici come Damien Hirst, i fratelli Chapman, eccetera, che non hanno al picco del loro successo, e invece io inseguivo magari il côté queer come John Mayberry o come Lee Bowery o come queste figure. Loro mi hanno anche abbastanza accettato, e quindi quando John ha fatto il film su Francis Bacon mi ha chiesto di fare un cameo ed è stata un'esperienza molto, molto piacevole. Allora, adesso ascoltiamo un brano da un film di Visconti, Gruppo di famiglie all'interno, e poi ne parliamo ancora con Francesco Vezzoli. Non ho fretta di trasferire i miei libri di sopra, ma sono un uomo vecchio, nevrotico, forse anche isterico, che viene disturbato nel vedere estranei, nel sentirne i rumori, e che rifugge da ogni sorta di formalità. Ecco perché non voglio affittare l'appartamento. Lei non è vecchio e non è isterico. È affascinante, punto e basta, e lo sa. Forse è un po' maniaco, questo sì. Come tutta la gente interessante, del resto. Ma almeno la sua mania è per cose tipo questo quadro. Non venga a dirmi che non le piace più. Si è telefonato a Blanchard quando eravamo ancora lì. Giusto, non ci pensavo. La mamma aveva ragione di dire che il suo antiquario è un ladro. A noi il quadro l'ha dato molto meno di quanto aveva chiesto a lei. Questo non avresti dovuto dirglielo. Glielo dico e come. Se è un mascalzone è giusto che il professore lo sappia. Quei due stavano cercando di approfittarsi solo perché lui colleziona il genere. Siamo pari, professore. Questi sono i 3 mesi di affitto anticipato. Allora, professore, vogliamo accontentarli questi ragazzi? Un contratto per un anno. Allora, 800 050 333 per il nostro quiz. Allora, abbiamo detto che in questo film a un certo punto si parla di Sibelius invece che di Puccini, che cos'è uno squonk, e il terzo tassello è: in questo film c'è un'astrologa ossessionata dall'Aleph. Allora, Francesco Vezzoli, Cristiana Perrella, Visconti invece nell'opera, chiediamo la Cristiana Perrella prima, così poi chiediamo come al solito l'imprimatore. Lo scontro tra critici e artisti è sempre... Vogliamo assistere in diretta allo squartamento, sì, o dell'uno o dell'altra. No, perché Visconti, che ruolo ha Visconti nell'opera di Vezzoli, Cristiana Perrella? Beh, è un continuum, perché se pensiamo che la prossima performance che Francesco farà a Monte Carlo lo vede interpretare Marlene in travestì, è evidente, insomma, che c'è un riferimento a Berger, alla caduta degli dèi. Quindi è un riferimento continuo che va da una delle sue prime opere, un piccolo ricamo con un Rocco a piccolo punto,
che citava proprio una scena di Gruppo di Famiglia in un Interno, e poi passa al suo primo lavoro video, la trilogia del Ricamo e così via. È una delle sue fonti continue di riferimento, di ispirazione. Bezzoli è un fil rouge allora, Visconti? Sì, è un fil rouge. Diciamo che mi piace che abbiate messo Gruppo di Famiglia, perché io sono un fan delle opere tarde degli artisti. Il povero Visconti venne un po' vituperato alla fine. Le ultime l'hanno massacrate, non vituperate. Le hanno massacrate perché aveva accettato. Beh, anche Rossellini, anche Ox, anche Fond. Infatti, invece per me Gruppo di Famiglia e L'Innocente sono dei capolavori, sono dei film che parlano della morte, del dolore, del proprio invecchiamento, dell'incapacità di relazionarsi con la modernità. Sono dei film stupendi e a me, insomma, mi fa un po' rivincita che così anche voi abbiate messo solo questo spezzone. Se anche solo portasse qualcuno a andarselo a rivedere, è già una bellissima cosa. Ma credo stiamo preparando un tutto Visconti in uscita quest'autunno, quindi potrà essere un'occasione per recuperarlo e magari anche per dire la sua. Rufus Wainwright ha molto a che fare con il tuo lavoro, vero Francesco? Prima donna, sì, 2015. Sì, abbiamo fatto insieme questo, cioè lui prima ha fatto questo gesto molto coraggioso di scrivere una delle pochissime opere liriche contemporanee, tutto con libretto, scenografie e tutto. E poi circa 2 anni fa ha voluto riprenderla, l'ha riscritto, come succede anche spesso nella tradizione della musica lirica, e ne ha voluto fare una visione, una versione diciamo orchestrale, però con un film che narrasse, come dire, gli eventi del suo progetto. È un'opera dedicata alla Callas, no? Sì, e quindi lui mi ha chiesto: tu da chi vuoi far interpretare Maria Callas? E io ho detto: io non ho più voglia di lavorare con attrici, perché, come dice giustamente in questa canzone lui, Hollywood is over. E quindi ho detto: lavoriamo con le artiste, che sono le nuove attrici, perché poi la realtà è quella, cioè le attrici, cioè, se durano 2 anni è come non durare, invece le artiste durano un po' di più. E noi abbiamo scelto quella che secondo me ha durato di più nella storia dell'arte americana del dopoguerra, che è Cindy Vente, ovviamente, che è Cindy Sherman, e che ha gentilmente accettato di prestare la sua, come dire, duttilità a questo gioco. E anche agli abiti della Callas proprio, no? Che io sappia. Sì, sì, siamo andati da Tirelli, abbiamo selezionato tutto un guardaroba di veri costumi e di abiti che erano stati fatti per la Callas, eccetera. Quindi poi ho visto che adesso la inaugura da Metro Pictures una mostra tutta ispirata alle grandi dive del passato, quindi sono molto felice, insomma. Ecco. Le dive sono lì, non a Hollywood. No. E forse per questo che Francesco Vezzoli guarda solo film italiani da solo, per cercare una continuità in questa cosa per cui Hollywood is over. Ma io vorrei chiedere a Cristiana Perrella qual è la cosa più difficile per fare un libro così prezioso, illustrato e anche costruito come quello che lei ha appunto appena curato per Rizzoli. Chiuderlo, direi. Chiuderlo. Perché la storia di questo libro è iniziata 4 anni fa e ogni volta che pensavamo di essere arrivati a mettere il punto, in realtà Francesco produceva un nuovo progetto. Aia. E che lo volevamo lasciare fuori. No. Certo. Quindi siamo andati avanti per 4 anni. Però insomma, ecco, credo che dia una bella visione su tutto il suo lavoro e mette in relazione progetti molto diversi che aiutano, credo, a comprendere un po' lo spessore e l'articolazione del suo pensiero. Il libro è un oggetto d'arte, infatti costa anche 140 euro. 30. 130, c'è uno sconto rispetto a quello che io pensavo. No, ascoltiamo, visto che Vezzoli è così amante del grande Luchino Visconti, ascoltiamo un altro film del tardo Visconti. Frühling kommt der Sperlingbieb, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt, unweiß ich den welchen. Ob er Geld hat, ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann.
Kinder, die Jungen, seht mal schon zum Hause raus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, dem das Herz noch vor Liebe glüht. Einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Einem Mann, der noch küssen will und kann. Einem Mann, einen richtigen Mann. Männer gibt es dünn und dick, groß und klein und kräftig. Andere wieder schön und schick, schüchtern oder heftig. Wie aussieht, mir egal, irgendeinen trifft die Wahl. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus. Einem Mann, einen richtigen Mann. Helmut Becker, il protagonista della Caduta degli Dèi, si autodefiniva la vedova di Luchino Visconti. Si autodefinisce, non si autodefiniva. Hanno fatto un documentario su di lui proprio credo l'anno scorso, insomma, in cui questa definizione ritorna più volte, e ritorna più volte anche Helmut Becker nell'opera di Francesco Vezzoli. Dico bene? Sì, è un altro fil rouge. Abbiamo fatto, sì, un po' faticoso, ma lo è. Diciamo, abbiamo fatto un video insieme dove citavamo la sua esperienza hollywoodiana, per l'appunto, quando lui è andato a Los Angeles e ne ha combinato di tutti i colori anche là, e ha recitato in Dynasty nella parte di un aristocratico decaduto, fantomaticamente chiamato Peter De Vilbis, e abbiamo inscenato, insomma, un mini remake, e lui è stato chiaramente in maniera molto generosa, molto ironico, anche appunto su un progetto che esaminava questa fase in qualche modo di, non amo dire di declino, ma sicuramente, certo, lui che era la vedova di Visconti, ok, la vedova di Visconti, di fare Dynasty non ne importava proprio niente. Ma quanto c'è di divertimento in queste performance che Francesco Vezzoli organizza, finalizzate alla costruzione di un'opera, di una nuova opera? Insomma, quanto si diverte Francesco Vezzoli nel fare queste performance? Vezzoli si diverte, basta, perché quando si stufa poi cambia, per cui diciamo che il punto è molto semplice. Infatti ho smesso di lavorare con gli attori perché non c'era più, io dico batticuore, ma tutti dicono che è una frase un po' ad effetto mediatico, ma è proprio vero. Quando io incontravo questi attori, che per me erano dei simboli assoluti, che avevano partecipato a eventi storici della storia del cinema, delle emozioni, arrivo addirittura a dire, visto poi lo scarso impatto della politica e invece il peso dell'entertainment alla storia, appunto, il cuore batteva. Andando avanti, come dire, quando appunto l'emozione è venuta un po' a mancare, io ho iniziato a fare altri progetti e a mettere al centro anche dei miei pensieri altre cose. Però sicuramente quando li ho fatti mi sono divertito come un pazzo. Quando sono andato da Gor Vidal e gli ho detto tu vuoi fare il remake di Caligola, pensavo mi mettesse alla porta, lui mi ha guardato, non mi conosceva, ma ha detto sarò il tuo Svetonio. E io ho detto, ma pensa tu, dico, come sono fortunato. E quindi quando uno ha queste fortune non si lamenta e continua ad andare avanti a divertirsi. Anche perché il rischio su Caligola è stato grosso, perché fu un film in cui litigarono, volarono parole grosse, non solo parole, no? Tra il produttore, Tinto Brass, Gor Vidal stesso. Ma è una storia bellissima. E poi Gor Vidal era un genio, Tinto Brass è un genio da rivalutare, ma c'è anche una storia che il povero Guccione, che in tutta questa vicenda è visto come il tamarro, sì, che doveva solo mettere i soldi, in realtà se si va a guardare in vecchi cataloghi d'asta o in libreria Muffite si trovano i cataloghi della collezione Guccione, e questo signore aveva una casa che sembra le scenografie del mio Caligola, cioè con la piscina, con i mosaici depilanti, ma alle pareti c'erano appesi degli Holbein, del Perugino, del Beato Angelico, quindi l'uomo in questione... Aveva gusto. Il vecchio Bob aveva gusto. Nella sua grande confusione erotica e emotiva si era acquisito anche dei gran capolavori. Mica male. Un po' di ambiguità dappertutto. Francesco Vezzoli, è stato un piacere averla qui con noi. Grazie mille per essere stato a Hollywood Party. Grazie a voi per avermi invitato a Hollywood.